Siamo in diretta. Siamo arrivati in Puglia. La piazza c'è? C'è gente? Tanta? Tanta. Più a Larino? Più qui. Più qua. Quindi ce n'è tanta tanta. Oggi siamo stati in piazza Molise, mamma mia. E adesso siamo a Cerignola, più tardi a Altamura. Poi stasera alle 22 Monopoli. Domani presento il mio libro Ostuni alle 12 e poi facciamo due tappe in Salento. Oddio mio, dove stiamo domani? Dove stiamo? Casarano e Nardò, giusto? Nardò in piazza Salandra, che non so se conoscete Nardò, ma è un gioiellino, già Lecce, cioè, è un gioiello assoluto, ma anche Nardò è una piccola Lecce, un gioiellino, cioè roba barocca, se non erro. E piazza Salandra è splendida. Casarano, vero, al 17. E speriamo bene, l'avete vista l'inchiesta di fanpage? Vi prego, guardatela, perché c'è da vomitare. Ma almeno ci ribelliamo, capiamo come funziona il sistema dei rifiuti e come i cittadini vengono uccisi? Sì, permessi, uccisi. Lentamente, ma uccisi. Guardate i malati che ci stanno dietro dei fuochi per il traffico di rifiuti illegali e la corruzione che c'è nella politica. L'avete visto che schifo, no? 15% quella, eh? E Renzi che dice? Sta zitto? Dice c'è Cantone? Lo so, ragazzi, non hanno proprio il coraggio di affrontare queste cose, perché verrebbe giù tutto, no? Tutto il castello del Partito Democratico verrebbe tutto giù senza politicanti, portatori di voti. Non so, non molliamo, insistiamo. Noto che la situazione è un po' simile a quella del referendum, durante il quale, durante la campagna elettorale referendaria, i giornali e i telegiornali hanno fatto schifo, schifo. Volta stomaco, eppure hanno preso una bella sberla, 60-40, poi con informazione libera avrebbero preso 90-10. Però non ce la fanno più, no? Non ci crede più nessuno alle balle che scrivono. Repubblica è un giornale che, ma neanche la Padania, quando faceva nei tempi d'oro, era così schierata. La Padania chiaramente per la Lega come Repubblica contro i 5 Stelle. Mi dispiace per i giornalisti, qualcuno lo conosco e lavora in Repubblica. Perché penso che ritornino a casa veramente sentendosi, non so, utilizzati dall'editore. Veramente non sono più giornali, sono partiti politici. Io quando vedo che c'è un articolo di Repubblica, soprattutto, penso che sia comunicato stampa del PD. È così. Adesso si arrabbieranno, faranno noi radical chic. È un attacco alla libertà di stampa. Iniziate a fare giornalisti. Iniziate a fare giornalisti. Guarda il mondo, è anche responsabilità vostra se va in malora questo paese, perché raccontate stronzate, vi attaccate a queste stupidaggini e lasciate che il malaffare dilaghi senza avere il coraggio di raccontarlo. Iniziate a fare giornalisti. Ciao a tutti! Dell'Italia, Alessandro! Che sono? I taralli mi hai portato! Grazie di cuore, ecco, questi sono i primi regali. All'olio? Ma che meraviglia, ciao ragazzi! Facciamo un selfie! E che cos'è questa roba? Un quadro! E quello sopra che è? Pasticceria? Aiuti, aspetta, aspetta, passamelo da di qua che lo metto sul tavolino. Vai. Un quadro? Che c'è, un quadro? Uscite le burratine, per favore. Una foto! Facciamoci una foto! Pure un quadro, che affetto. Che affetto, quanto affetto. Ci siamo, grazie, grazie. Aspetta, Ale, chiudi. Ci siamo? Mario, ci siamo! Piano, piano, io saluto tutti, piano, piano. Ale, oggi è il mio compleanno. Auguri! Ti ho fatto per un piccolo omaggio, te l'ho promesso, te l'ho scritto su Twitter. Compleanno dovrei farti lui. Vabbè, vieni. Questa è una piccola lettera da parte del nostro movimento di Canosa. Canosa 5 Stelle. Sì, Roberto Morra. Grazie ragazzi. Ale, posso fare una foto con te? Aspetta. Ragazzi, però abbiate pazienza pure. Allora facciamo di gruppo, dai. Sì, dai. Una di gruppo. Arrivo. Sì, arrivo. Sì, due facciamo? Aspetta, Luca è compleanno, chi ce la fa? Me lo fa lui, dai. Vai, girati. Dopo ragazzi, dopo. Ciao. Grande.
bene, bene. Ragazzi, occhio qui però, eh. Ti aspettiamo dopo, la foto con lui. Ma stanno la foto. Sto facendo l'impossibile. No, e su internet devi lavorare alla grande. Lo so, sto lavorando. Gli ultimi 10 giorni proprio ti devi dare da fa. Perché qua è una battaglia incredibile. Il problema è che sono molti più timidi. Vabbè, ho capito, però con pazienza si disintossicheranno pure loro. Vediamo. Grazie. Una bella terapia di sonno. Guarda, gli ultimi 10 giorni in rete spacca tutto. Ciao, grazie a tutti. Buonasera. Sei un grande. Alessandro, a destra del cervello. Ci sono due cose, vabbè. Se intanto. Ciao ragazzi, se intanto sta iniziando. Allora, dov'è che è il nostro candidato? Intanto inizi tu perché Giuseppe tanto sta arrivando. Buonasera a tutti! Buonasera Cerignola, buonasera provincia ed anche oltre. Io sono Antonio Tasso e sono il candidato all'uninominale della Camera del Collegio di Cerignola. Sono onorato di essere qui sul palco davanti a voi, davanti a questo meraviglioso pubblico, come candidato del Movimento 5 Stelle e mi auguro con il vostro appoggio di essere anche tra i vostri rappresentanti a Roma, perché se mi date la forza probabilmente ce la faremo. E sarò felice in Parlamento di votare un provvedimento bellissimo, un provvedimento che ho nel cuore, ma davvero, chiariamoci, tutti i 20 punti del programma del Movimento 5 Stelle sono fantastici, sono dei punti di buon senso per migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma ce n'è uno in particolare che io ho amato subito la prima volta che l'ho letto, il reddito di cittadinanza, una misura con la quale si rilancerà il lavoro, si ricalcolerà l'economia, ricircolerà l'economia. Ma soprattutto, la cosa più importante, si ridarà dignità alla vita dei cittadini che sono rimasti indietro. E questa è una cosa fantastica. Ieri ho voluto seguire il consiglio di Alessandro, che sto seguendo molto in questo tour estenuante, che ha detto: guardatevi il servizio dei giornalisti di Fanpage, veri giornalisti, che si sono occupati di un intreccio in Campania fra rifiuti, politica, malaffare e corruzione. Bene, l'ho visto molto attentamente, mi è piaciuto moltissimo, e da quel servizio è partita anche l'indagine della Procura di Napoli. Bene, qual è il nome più noto di questa inchiesta? È quella di Roberto De Luca, assessore a Salerno, figlio di Vincenzo De Luca, che è il governatore della Campania. Dopodiché, visto che l'appetito viene mangiando, mi sono allargato un attimo e ho visto anche l'inchiesta dei giornalisti del Fatto Quotidiano Millennium, che si sono finti lobbisti di un fondo arabo, di un ricco fondo arabo, chiaramente falso, che cercavano migliorie sulla legislazione per quanto riguarda le sigarette elettroniche. Ora, i partiti sono molto sensibili quando si avvicinano queste lobby, questi lobbisti, perché il finanziamento pubblico ai partiti è sparito. E allora c'è la corsa famelica al finanziamento privato e cadono poi in tentazione. Allora, che cosa è successo? Che parlando, il tesoriere di Forza Italia, senatore Messina, ha spiegato a questi finti lobbisti come si fa per aggirare il tetto delle donazioni. Quindi andando in barba a tutte le regole, regolamenti e leggi. Bene, sapete qual è la riflessione che ho fatto subito, la cosa che mi ha colpito immediatamente? È la differenza di reazione fra il Movimento 5 Stelle e le altre forze politiche a seguito
di una inchiesta giornalistica. Il Movimento 5 Stelle, a seguito del servizio delle Iene, ha verificato, ha individuato i parlamentari che si sono resi colpevoli di aver tradito un patto con i cittadini, attenzione, non di rilevanza penale, ma esecrabile lo stesso da un punto di vista morale, e li ha allontanati. Sapete cosa hanno fatto a seguito delle inchieste di Fanpage e del Fatto Quotidiano Millennium gli altri partiti, e segnatamente il PD e Forza Italia? Assolutamente nulla, silenzio assoluto, non hanno fatto nulla. Ora, questa differenza è una medaglia che non ci mettiamo sul petto, ci appuntiamo sul petto, ed è una differenza, un valore che noi dobbiamo, ogni qualvolta parliamo con i cittadini, dobbiamo tirare fuori. È una differenza notevole fra noi e quelli degli altri partiti. Ora, poco fa nel retropalco ho incontrato amici, simpatizzanti, attivisti, eccetera, molto carichi. Bene, sono contento di questo. Ma non solamente oggi, poi ne ho incontrati altri che sono determinati nel raggiungere l'obiettivo di un cambiamento. Benissimo! Ma non solamente oggi, al termine di questo incontro, su questo palco, noi tutti insieme, come si dice nello sport, dobbiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo, parlare con tutti, soprattutto con chi si è allontanato dal voto. Perché sappiate, coloro che rientrano a votare non lo faranno certo per i partiti che l'hanno allontanati schifati, ma lo faranno per l'unica forza politica che può dare loro ancora una speranza di cambiamento, e cioè il Movimento 5 Stelle. Concludo dicendo che il 4 marzo, amici carissimi, il nostro paese vivrà un cambiamento storico ed epocale, e noi e voi saremo protagonisti. Grazie a tutti. Siete bellissimi, fatemelo dire. Anche perché questa bellezza di questa terra, io vengo da Andria. Andria e Cerignola sono famose in tutta Italia per le eccellenze del territorio, per la sicurezza e la bellezza che garantiamo in tutte le nostre terre e che la politica locale ci ha sicuramente regalato. A parte questo, io sono convinto sempre di una cosa: sono molti di più gli onesti che disonesti in tutte le nostre città. Le persone per bene sono assolutamente di più, e quelle devono parlare con noi, noi dobbiamo parlare con loro, perché possiamo fare tanto. Io sono candidato nel plurinominale nella collegio Batte Foggia, mi prendo questo onore ed onere, ma vengo da 5 anni in cui non vi voglio fare promesse. Io ero con questo pazzo, eravamo insieme sul tetto di Montecitorio per difendere la Costituzione. E vi dico quello che abbiamo fatto per questo territorio. Abbiamo fatto tutta una serie di battaglie per portare la sicurezza in questi territori. Quando il sottoscritto presenta in Commissione Antimafia una mozione attraverso la quale portare la direzione investigativa a Foggia e per dare sicurezza ai cittadini di tutto questo territorio, e sicurezza significa qualità della vita, sicurezza significa investimenti, e investimenti significano posti di lavoro, non chiacchiere, non promesse da parte di chi, la Gentile, Borgo, Gatta, o ve ne posso fare decine di nomi, sono da decenni in politica, vivono di questo territorio svenduto perennemente a Bari, perché ogni volta noi dobbiamo essere sempre periferia di qualcuno. Perché? Perché io devo ascoltare nel mio territorio, sapete cosa stanno dicendo nel mio territorio? Non votate il Movimento 5 Stelle altrimenti entrano i foggiani, e lo dicono i consiglieri regionali. Un consigliere regionale deve difendere gli interessi di tutta la regione, non soltanto del territorio di elezione. Allora che faccio? Io vengo eletto ad Andria e difendo soltanto Andria? No, bisogna difendere gli interessi di tutti i cittadini, anche sulla sanità. Ci siamo impegnati sulla sanità, vi stanno svendendo gli ospedali, non avete più presidi di emergenza urgenza, non avete niente, non abbiamo niente. Allora io davvero vi chiedo, cos'altro ci devono fare? Cos'altro ci deve fare la Gentile per alzare la testa e dire
Basta. Si parcheggiata nell'Europarlamento e adesso stai venendo a prendere la poltrona romana con i voti dei foggiani. Ma torna a Bruxelles se sei capace, vai a lavorare. Questa è la differenza. Allora io vi chiedo davvero, prima di lasciare la parola a Rosa. Allora, molto meglio Rosa, ragazzi, cioè, con tutto il rispetto per Alessandro e Rosa. Grazie per averci regalato Rosa. Prima di lasciare la parola a Rosa, io vi voglio dire soltanto una cosa. Parlate con i cittadini di vicino a casa vostra, parlate con gli indecisi, parlate con chi non vuole andare a votare. Parlate con loro, perché lì si sta decidendo il nostro futuro. E dite loro che quando dicono che sono tutti uguali, non è così. Perché noi chiediamo semplicemente una chance, un'opportunità. Un'opportunità di mettere in campo le cose che abbiamo detto e fatto in questi 5 anni. Dateci questa possibilità, poi se saremo capaci ci rivoterete e saremo tutti felici, perché vivremo in un territorio migliore per tutti. Se non saremo capaci andremo a casa, perché la democrazia è questa. Ma chiediamo soltanto un'opportunità. Questo territorio tanto violentato da tutti ci deve dare un'opportunità, perché il territorio della Batte, noi che eravamo periferia in parte di Bari, in parte di Foggia, ma Foggia che è diventata periferia della Puglia, merita questa opportunità. Quindi datevi questa opportunità e datela col Movimento 5 Stelle. Grazie. Rosa Barone. Grazie, sono qui soltanto per... volevo ringraziare Giuseppe D'Ambrosio, che è candidato all'uninominale della Camera di Andria. Prima ha parlato Tasso, candidato qui all'uninominale per la Camera, e ora abbiamo l'onore, il piacere e la gioia di ascoltare Alessandro Di Battista. Grazie. Buon pomeriggio a tutti e grazie. Sulla sentenza dell'Udri e Berlusconi. Già mi è arrivato a me Berlusconi. C'era paura. No, perché mi ha querelato perché ho detto la verità, no? Però io aspetto le cause in Italia durano 15 anni, ce n'è 81. Io aspetto. Tranquillo. Vedremo come andrà. Che cos'è? Ma la conosciamo questa? No, non la... Vabbè, ma la, io guarda le solito, comunque dopo mi prendo il libro, però scusate, ma ora veramente guardiamoci un po' dentro, io non sono neanche candidato, sto girando tutte le piazze d'Italia raccogliendo onestamente parecchia partecipazione. Il signore alla biografia di Berlusconi fino al 93 me la voleva dare, ma ora guardiamoci un po' dentro. Ma noi crediamo veramente che il problema di questo paese siano i Berlusconi, Renzi, Salvini, Le Boldrini, Franceschini, Grassi. Cioè, quello che io sto cercando di dire da non candidato, avendo, credetemi, la poltrona assicurata, se l'avessi voluto, ma a me piace fare politica in questo modo e credo che si possa fare politica anche al di fuori delle istituzioni. Quello che io sto cercando di dire è che è dovere nostro alzare la testa, perché se gli lasceremo passare tutte, continueranno a passarci sopra sempre. Se continuiamo a vedere il politico come abbassa la voce, che è arrivato l'onorevole qui a Cerignone, un lato blu, stai buono, non ti ci mette il contro, che poi chissà che ci succede. Ma questi sono nostri dipendenti, no, in Parlamento, nostri dipendenti. Il cittadino è il datore di lavoro del politico e dovrebbe farsi rispettare. Io questo sto cercando di dire, ma questo dovrebbe esserci ancora di più qualora il 5 Stelle dovesse andare al governo del paese. Questo lo deciderete voi. Io neppure sto girando l'Italia per chiedere il voto. Fate quello che volete, fate quello che volete, liberi, per l'amor di Dio, voto libero, purché sia libero sul serio. Però poi lamentele zero se si rivotano gli stessi aguzzini che ci hanno messo in queste situazioni. Basta, fate quello che volete, ma poi se rivotate gli stessi e lamentela e farvi una fila tra un caffè e l'altro, no, queste non sono più accettabili da parte mia. Io mi sono speso tanto in questi 5 anni, tanto, e continuo a spendermi per questo paese, perché credo fermamente in questo paese, nonostante sia abituato a subire, ad abbassare la testa, a essere suddito di poteri altrui o di qualche parlamentare onorevole che io li ho frequentati questi 5 anni, e che crede che valgono poi così tanto?
sono tenuti in vita dal sistema mediatico e basta. Al di fuori di un talk show, al di fuori di un comunicato stampa, al di fuori di un giornale, che ormai i giornali sono partiti politici, ma che valore hanno questi soggetti? Non si fanno più vedere, non vanno più in piazza, vengono protetti da decine di uomini delle forze dell'ordine che proteggono spesso addirittura condannati. Forse dovrebbero proteggere noi, non certi condannati, e le paghiamo noi queste scorte, ma non hanno più un contatto con la realtà, non esiste più per loro il mondo reale. Non esiste, nessuno viene qua, ci viene un non candidato durante la campagna elettorale che riempie le piazze e non neanche deve dire votatemi perché voi non mi potete votare perché io non sono candidato. Ho preso un'altra strada della mia vita, ma la strada è sempre quella dell'analisi della politica, della lotta per i diritti, del tentativo di unire questo popolo frammentato e diviso da tutto, nord, sud, destra, sinistra, zemaniani o non zemaniani, e io sono profondamente zemaniano. 4-3-3, unica via, sono del Foggia, più 3-0. Questo. Infatti stranamente è finita la partita, si è riempita la piazza, l'ho notato. Bene, no? Cioè, divisi su tutto. A me piace tanto il calcio, per l'amor di Dio. Però è anche più accettabile che ci scandalizziamo più quando Ventura sbaglia un cambio rispetto a quando chiudono un ospedale sotto casa, no? Pure questa roba non va bene più. Non va bene più. Io sto girando le piazze, ripeto, non per dire votate 5 Stelle, ma per raccontare che tipo di paese vorrei e che tipo di paese, per quale tipo di paese ho combattuto in 5 anni in Parlamento e continuo appunto a combattere al di fuori delle istituzioni. Mi piacerebbe soltanto un paese normale, normale. Guardate che io, noi, voi, siamo cittadini come voi. Ci è capitata questa cosa addosso, neanche lo pensavamo. Non è che Giuseppe pensava di diventare presidente di una giunta in Parlamento, Rosa consigliere regionale, io deputato della Repubblica, chi ci pensava? Giovani che anziché subire, abbassare la testa e magari espatriare, andarsene a Londra a fare lavapiatti, hanno deciso anni fa di dire, oh, noi non ci sentiamo rappresentati da nessuno, l'alternativa qual è? Abbassare la testa e andarcene? Proviamo a cospirare, che significa respirare insieme, proviamoci! E da lì banchetti su banchetti, fotocopie, in giro a parlare, idee normali, fuori condannati in Parlamento, reddito di cittadinanza, via conflitto di interessi, torniamo alla preferenza, votare, scrivere un nome, un cognome, santa pazienza, ristiamo a votare con una legge elettorale che permette soltanto ai segretari di partito di nominarsi 2/3 dei parlamentari. Cioè, ma che potere c'ha il popolo? E poi la chiamano democrazia, ma che è la democrazia? Ma questa è democrazia. Chiederci una volta ogni 5 anni di mettere una X, neanche poter scrivere un nome. Questo volevamo e abbiamo combattuto. E i primi anni, ma io me li ricordo, si girava per i banchetti, si fermavano le persone, salve, noi siamo del Movimento 5 Stelle, chi? E gli a spiegarli, eccetera, eccetera. Oggi siamo la prima forza politica del paese, ci invitano tutte le televisioni, anche perché li facciamo alzare gli ascolti, l'audience. È così. Poi guardate il trattamento, guardate il trattamento. Io adoro le piazze, per me la sede del Movimento 5 Stelle è la piazza, perché qua non c'è intermediazione, io posso spiegare un concerto anche un po' a lungo, non mandano la pubblicità in una piazza, cosa invece me la mandano nel momento topico in televisione appena sto a fare certe denunce, pubblicità, incredibile, lo vedete il trattamento che c'è? Ma è chiaro e palese chi sta dalla parte del sistema e chi vuole cambiare le cose, basterebbe guardare quello. Neppure guardare il programma, poi guardate pure il programma 5 Stelle, ma per capire la differenza basta guardare questa piazza, poliziotti e carabinieri dietro, tranquilli, li ringrazio, mai le scorte necessarie, se fai il tuo dovere cammini a testa alta in una piazza, poi può darsi pure non ci sia gente 5 Stelle, ma per l'amor di Dio che non c'è problema, è una piazza normale, un paese normale, e poi guardate veramente il trattamento che ci riservano nei talk show. Cioè, ieri sono andato in una trasmissione e mi hanno chiesto come ha fatto ad agosto scorso a spendere i 1.070 euro. Non so se l'avete visto. Perché rispondo a tutti. Ci fate caso che l'altro non rispondono, super cazzo, le cambiano discorso. Io rispondo dicendo, ad agosto con la mia compagna, all'epoca pure incinta, sono andato in giro per la Sicilia a fare battaglie, poi pure in Trentino a organizzare manifestazioni, eccetera, eccetera. In un paese normale mi avrebbe dovuto chiedere, ma scusa, ma lei come ha fatto a spendere solo 1.070 euro girando tutto? Ma questo è normale. E io gli a spiegare, ma porca di quella puttana, ci hanno fregato 2,7 miliardi di euro di rimborsi elettorali negli ultimi 20 anni.
Ma esiste un giornalista capace di chiedere a uno del PD di Forza Italia Lega scusa? Che ci hai fatto con i soldi nostri? No, chiedono a noi cosa ci facciamo con i soldi che per me ci spetterebbero. E li restituiamo pure, santa pazienza. Ma ci rendiamo conto che il mondo è alla rovescia? Che oggi, non lo so, su Repubblica, ma che Repubblica è ancora un giornale? Ma che è un giornale? Non lo comprate più, liberatevi, è un partito editoriale che difende gli interessi del suo padrone che si chiama De Benedetti, uno che un tempo era nemico di Berlusconi, si facevano la guerra, battaglie legali, la guerra di Segrate, il Lodo Mondadori, eccetera eccetera. Oggi entrambi Berlusconi e De Benedetti dichiarano, qualora dovessi vincere 5 Stelle ce ne andremo dall'Italia, ma pensate che abbiamo la possibilità di toglierci dai coglioni entrambi contemporaneamente. Ma vi rendete conto che questa non ha sacrato il paese, questo? Chi è il genio che ha fatto quello? È una cosa incredibile, no? Perché vedete come da un'iniziativa ne nasce un'altra, lì c'è un camion che parte, va in giro per Cerignola e mostra la sentenza di Dell'Utri dove c'è scritto che ha pagato Cosa Nostra per lo scogli. È vero o no? È una cosa incredibile. E vedete come da cosa nasce cosa, una meraviglia. Io per anni sognavo uno, perché scusate, io ve lo ammetto, io un tempo votavo a sinistra, ho votato pure Veltroni. Vi chiedo scusa, ho sbagliato, scusate. Avrete sbagliato pure voi, no? Quindi qua siamo tutti sulla stessa barca. E io sognavo anni fa uno del centro-sinistra, della sinistra, capace di andare a casa, sotto casa di Berlusconi, a dirgli ma tu hai pagato Cosa Nostra. Ma figurati, io li vedevo litigare nei talk show. Li ho visti 5 anni litigare nei talk show. Poi rivedersi nella buvetta della camera, questo bar, e farsi complimenti, no? Perché nel talk show facevano finta di litigare, poi nel baretto, nella buvetta, però sei stato bravo tu di attaccarmi, sì, però tu gli hai risposto bene, però tu anche lì ti sei difeso, però aspetta, aspetta! E poi alla fine tutti e due gli abbiamo dato giù al Movimento 5 Stelle, destra e sinistra, contenti. L'obiettivo era quello di tirare le danne a coloro che hanno il coraggio di andare a 300 metri dalla villa di Berlusconi a leggere un pezzo di sentenza dove c'è scritto che quest'uomo ha pagato l'organizzazione criminale che ha fatto saltare in aria Falcone Borsellino. Ma in quale paese al mondo verrebbe intervistato? Potrebbe essere intervistato durante l'ora d'aria in un paese normale, uno così. E vedo che da cosa nasce cosa e qualcuno ha il coraggio, l'idea, l'inventiva di prendersi, affittare un camion e stampare sul camion la sentenza dell'Utri e girare Cerignola per far leggere una sentenza. Questo gesto è un gesto rivoluzionario, democratico, splendido. Complimenti a chi ha avuto il coraggio di farlo. Complimenti, fatelo pure voi, stampate quella sentenza, mettetela magari nei bar. Lì, qualcuno, se c'è qualche giornalaio qua, qualcuno chiede Repubblica, scintillati dentro di una scossa sentenza politica. Sono cose da carbonari, sì, perché dobbiamo cospirare insieme, essere un popolo unito, non diviso da destra, sinistra, nord, sud, oriente, occidente, Adriatico, Ionio, Tirreno. Siamo un popolo, valiamo tanto insieme. Io non vi sto chiedendo il voto, vi dico di unirci, perché altrimenti ci continueranno a fregare. Perché non esiste più destra e sinistra, io ci credevo, poi li ho visti. Ho visto che in Parlamento la destra ha creato Equitalia e la sinistra ha abolito l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Ma ancora senso fare queste categorie. Però tutti quanti d'accordo quando c'è da prendersi i quattrini, spartirsi il potere, votare la legge Fornero, un po' di memoria, popolo italiano, un po' di memoria. In questo paese la legge Fornero l'hanno votata dagli ex comunisti, Bersani. L'ha votata la Meloni, no? Quella che va in giro a dire prima gli italiani, i patrioti, le robe, hai votato la legge Fornero, ma ti rendi conto? Eppure Berlusconi, ora la vogliono cambiare, l'hanno votata loro, la cambieremo, l'hai votata tu. Quell'altro truffatore politico, politicamente truffatore, cioè bugiardo, che dice voglio togliere il cano, non me l'ha messo in bolletta. Ma noi possiamo accettare questo, che ora va in giro a dire nessuno... sfida Di Maio, Salvini, nessuno se lo fila più, hanno paura di me, no, non hanno paura, nessuno ti si caga più perché ti conoscono gli italiani ormai. Duello con questo,
ma volevamo non vederlo più dopo il referendum. Un po' di credibilità, un po' di memoria e di credibilità nel 2014 dissi pubblicamente, non ci credeva nessuno, perché figuratevi se questo è la poltrona, piace a tutti. Poi allora se arrivasse a fine legislatura non mi ripresenterò. Ecco, non mi sono presentato perché voglio fare altro, ma sto qui a combattere non candidato. Quell'altro non dovevano sparire dopo il referendum costituzionale perso, stare ancora qua a pontificare. Basta! Basta, un sussulto di dignità. Ora, noi abbiamo delle idee, le realizzeremo? Non lo so. La bacchetta magica non ce l'abbiamo. Il sistema è incancrenito. Delle sacche di potere cercheranno di ribellarsi qualora dovessimo arrivare ad aggredire i loro privilegi, vitalizi, maxi stipendi, auto blu, ma non soltanto quelli, il potere come lo gestiscono, crimine organizzato e corruzione. Cioè si è fatto un clamore incredibile in questa settimana su qualcuno del 5 Stelle che non ha restituito quello che aveva detto di restituire, tra l'altro certificando la restituzione perché i cittadini non ci credevano. E oggi esce fuori un'inchiesta che fa capire com'è il sistema della camorra, dei rifiuti, che ci sarà pure qua. E le persone muoiono per la corruzione. Ci stiamo ammalando di cancro anche per la corruzione, perché corrompendo un politico vengono nascosti i rifiuti tossici che ci fanno ammalare. E di questa roba nulla però, di Battista, ma come hai speso 1070 euro nell'agosto 2017? Ma ci rendiamo conto? Questo paese, per capirlo, ci dobbiamo mettere al contrario, lo guardiamo al contrario e forse inizieremo a capirci qualcosa, perché io sennò non lo capisco più. E cerco soltanto un minimo, appunto, l'unione di un popolo, perché uniti siamo forti, però ci distraggono. Distrarre significa dividere, mandare in parti diverse. La distrazione è questa, ci distraggono. Con l'immigrazione. Ma sull'immigrazione, guarda, non ci arrivo a tutto. Perché la manodopera costa di meno. Sì, ma è questo, figurati. È il potere forte che gestisce l'immigrazione. Non è così, come dice questo ragazzo. Grazie, Alessandro. Prego. Io ritengo che cambiare questo paese sarà molto difficile, ve lo dico, complicatissimo, perché vedo come è incancrenito il potere. Tuttavia sono molto fiducioso sul Movimento 5 Stelle per due o tre cose. Uno, si candidano soltanto incensurati, questo fa sì che sarà impossibile che qualcuno di noi domani possa essere beccato con le mani nella barbella. No, impossibile non c'è. L'animo umano non lo possiamo cambiare, lo sto dicendo, se fossimo sempre sicuri delle persone che abbiamo davanti, manco il divorzio esisterebbe. Tuttavia, se candidi soltanto incensurati, riduci la possibilità, riduci il rischio che qualcuno possa commettere degli illeciti. Gli altri candidano già persone condannate per corruzione in primo grado o sotto indagine per essersi appropriati dei soldi nostri, fondi di Stato, peculato, ma ci rendiamo conto? Poi una cosa, l'autofinanziamento è fondamentale, lì c'è un totem, è una cosa, una macchinetta, potete andare lì e fare un'offerta, 5 euro, pure con la carta di credito, che vi verrà clonata. E poi vi direte, potete farlo, se volete, se non volete non c'è problema, ma così lo ci autofinanziamo, non dobbiamo sottostare al lobbista di turno o a Riva dell'Ilva di turno che finanziava contemporaneamente la destra e la sinistra, e voi lo sapete bene. E poi ti credo che hanno fatto tutti i decreti salva IVA e poi i cittadini di Taranto sono abbandonati. Finanziava IVA il Partito Democratico, Berlusconi e Bersani contemporaneamente. Questo paese sta morendo di conflitti di interesse. Non ne parla più nessuno perché figuratevi, vi ricordate quando ci dicevano conflitti di interesse è un problema e Berlusconi poi c'è andata alla sinistra, è sparito, nessuno ne ha parlato più. Ma non era soltanto Berlusconi televisioni, tutto è conflitto di interesse. Noi vogliamo alzare la tassazione sul gioco d'azzardo e recuperare dei soldi per sostenere il reddito di cittadinanza, evitare la fuga di giovani e anche il suicidio di cinquantenni o sessantenni che perdono lavoro in questo paese. Lo vogliamo fare. Perché? Credo che saremo capaci di farlo, perché nessuno di noi ha finanziato la concessionaria del gioco d'azzardo. Mentre invece le concessionarie del gioco d'azzardo finanziavano alcune fondazioni che a loro volta finanziavano la politica. Una famosa si chiamava Vedrò, ci stava dentro Letta, nipote eppure Alfano. Vedete com'è il conflitto di interessi? Noi vogliamo presentare un piano energetico nazionale, l'abbiamo già presentato, per uscire dalle fonti fossili dal 2050. Si può fare.
non soltanto produrrà il miglioramento, diciamo, del nostro ambiente e anche un rilancio ulteriore del turismo, perché questo paese deve campare solo di turismo e non gastronomia e cultura, poi c'è tutta una regione incredibile, lo sapete perfettamente. Non lo so, cioè, la Loira è bellissima, per carità, i castelli della Loira, ma cioè, non lo so, ma gli stranieri lo conoscono, la Castel del Monte, li conoscono le bellezze della Puglia, giù, il vero bello, il Salento, le coste, i Gargano, di Este, Peschici, ma le conoscono, i laghi che ci sono qua, le meraviglie che vi mangiate, le meraviglie che vi mangiate e che mi regalate in quantità grande, sempre di più, accetto tutto questo, l'olio, ma tutto! Si può fare, no? Si può. Con un piano energetico nazionale, se ci pensate, investendo sulle fonti rinnovabili, si rilancia anche più il turismo, ma soprattutto si creano posti di lavoro. Noi abbiamo studiato, certificato che con 1 miliardo di euro investiti in rinnovabili e in efficientamento energetico, oltre a migliorare l'ambiente, l'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, ad attrarre il turismo, creiamo 17.000-18.000 posti di lavoro. Se quello stesso 1 miliardo lo investi in fonti fossili, crei 500 posti di lavoro. Perché non lo fanno? Perché sono stupidi? No, sono controllati da qualche lobbista del petrolio, qualche rassa delle rivelazioni che li finanzia in campagna elettorale. Sempre, seguite i soldi! Non vi sto chiedendo di votare il Movimento, ma prima di votare qualcuno avete il dovere, io mi posso permettere di dire che questo è un vostro dovere, di controllare chi sono i finanziatori della campagna elettorale di questi soggetti che si presentano a voi. Questo! E avete il dovere, prima di credere ad un articolo scritto su un giornale, di verificare che c'è nel consiglio d'amministrazione del giornale che pubblica quell'articolo. È un dovere, questo è il conflitto di interessi. Noi vogliamo salvaguardare il risparmio dei cittadini. Alcuni crack bancari, ancora, quantomeno con la forza di altre regioni, non sono arrivati qui in Puglia, grazie a Dio. Ma guardate che arriveranno fino a che non ci saranno controlli adeguati da parte della vigilanza di Banca d'Italia sulle banche private. E noi vogliamo fare controlli seri e dividere le banche d'affari dalle banche commerciali per proteggere il risparmio del cittadino. Perché noi, a nostra insaputa, certi banchieri utilizzano i nostri soldi a nostra insaputa per fare operazioni di speculazione, comprare titoli tossici, derivati. I derivati sono delle scommesse sulle scommesse. Poi tanto fallisce la banca, ce li mettiamo noi, qualche obbligazionista. E poi arriva Bancanoli, tutti quanti noi, gentiloni in 24 ore, ma sì, tiriamo fuori 20 miliardi di euro per salvare le banche. Ma guarda lì che le banche ci stanno, le hanno trovate in 24 ore. A debito, 5 miliardi, 4 in osso sono finiti in un'impresa, un'intesa San Paolo, perché erano fallite due banche venete, poi dicono che è tutta colpa del Sud. Due banche venete la politica sulla, l'hanno fatta fallire insieme ai dirigenti bancari, e 5 miliardi dei soldi nostri sono finiti ad Intesa San Paolo, che si è beccata due banche venete, Popolare Vicenza e Banca Veneta, al costo di 1 euro entrambe, 0,50 centesima banca, tutti buoni a comprarsi le banche in questo modo. È stato fatto, erano soldi nostri, come soldi nostri sono quelli che abbiamo speso in Afghanistan per quella guerra assurda, quando la guerra ce l'abbiamo in casa, si chiama mafia, disoccupazione, voto di scambio, povertà, illegalità, questa è la guerra. Ma i soldi ci stanno. Ma perché non vengono fatte delle leggi per avere trasparenza bancaria e tutelare il risparmio? Perché oggi le banche d'affari piazzano i loro uomini nelle istituzioni. Conflitto di interessi, anche questo. Vedete che non riguarda solo Berlusconi. Mario Monti, prima di diventare Presidente del Consiglio, stava in una banca d'affari, Goldman Sachs. Prodi, prima di diventare Presidente del Consiglio e Presidente della Commissione Europea, lavorava in una banca d'affari, Goldman Sachs. Mario Draghi, prima di diventare dirigente del Tesoro e presidente della BCE, lavorava in una banca d'affari, la Goldman Sachs. Barroso finisce il suo mandato come presidente della Commissione Europea e trova magicamente lavoro in Goldman Sachs, così come Gianni Letta, consulenza con una banca d'affari, Amato, consulenza Amato, no? Quale giudice delle corti costituzionali, non ricordate quello che mise le mani nei nostri conti correnti di notte? Tesoriere di Grazia Amato, quale giudice della Corte Costituzionale? Aveva una consulenza con una banca e Amato chiamava la dirigenza di MPS, mi servono quattrini per il torneo di tennis di Orbetello. Certo Amato, li mandiamo, 150.000 euro, andateci voi a chiedere quattrini ad una banca per mettere su famiglia, per comprare un macchinario in un'impresa, rilanciare l'economia, comprare una casa, impedire che un giovane fuga dalla Puglia. Andateci, vedete che vi risponde, sei salito della politica, se te chiami De Benedetti, ecco quattrini, tanto restituisci con le azioni fallimentari della tua impresa fallimentare, che ci importa? Tanto arriva un decreto del governo che è amico tuo, perché tu tanto l'hai incensato con il tuo giornale, no? Attaccando 5 Stelle che può fare chiarezza, e ti regala qualche miliardo a te banca che stai fallendo per colpa di questi prestiti dati agli amici degli amici. Questo è il sistema. Che sto dicendo di nuovo, che voi non sapete già? E allora cos'è che ci impedisce di tentare un cambiamento? Cos'è? La paura di ammettere a noi stessi il fallimento? Io ci sono passato in questa fase.
Io a un certo punto mi sono guardato allo specchio e ho detto, basta Alessandro, ti stanno prendendo per il culo, basta. Certo lo devi ammettere a te stesso, e non è facile ammettere a noi stessi un errore, magari ventennale. Perché mica è facile ammettere, oh guarda è troppo vero, questo Berlusconi l'ho votato tante volte, questo ha pagato Cosa Nostra, io non è che non ci credevo, non ci volevo credere. Il PD è chiaro, questi parlano di diritti dei lavoratori, Berlinguer fanno ancora feste dell'unità, ma hanno massacrato i diritti dei lavoratori, la sanità pubblica di più degli altri. Non ci volevo credere, ma è vero, lo devo ammettere, ammettete, poi votate, non votate 5 Stelle, sono affari vostri, mascheratevi. Schieriamoci assieme, è bello questo paese, è bello questo popolo, valiamo tanto insieme, valiamo di più di certi soggetti miserabili che ci hanno gestito la vita, hanno massacrato i nostri diritti, ma in cambio ci hanno dato qualche bonus, perché poi sono bravissime, sventrano i diritti però si inventano i bonus appena vedono che siamo qui per incazzarci. Ci tolgono il diritto alla salute però si inventano la giornata, ehi questa è la giornata di visite gratuite su una determinata malattia. Distruggono la scuola pubblica con la buona scuola e lo fanno apposta perché un popolo di ignoranti è più facilmente manipolabile dal sistema di informazione. Però ti regalano i 500 euro agli insegnanti, tu maestra, tu insegnante, professoressa, comprati quello che vuoi, ma non mi rompere, non disturbare il sistema, non disturbare il manovratore. Fammi continuare a gestire a me quello che un tempo era un diritto, ma io lo sto trasformando in una merce, anche il diritto allo studio. Questi sono diritti costituzionali. Il lavoro ce lo tolgo, ma sì, gli 80 euro, poi te li do prima delle elezioni, poi dopo le elezioni magari te le ritolgo anche, ma che mi interessa più? Non è andata così. È sventurato un popolo che si accontenta delle mancette quando ha il dovere di rivendicare i diritti, e i diritti non ci cascano dal cielo, ce li dobbiamo andare a prendere noi, uno dopo l'altro. È compito nostro, attraverso non soltanto il voto, votare non basta. Attraverso la partecipazione alla politica ognuno ha il dovere di destinare magari mezz'ora al giorno alla controinformazione, all'analisi politica, a parlare di questa tematica, che la politica è bella, ce l'hanno rovinata, ma è bella. Questa stasera noi stiamo facendo politica e vi ringrazio. Tutti coloro che hanno avuto stasera il coraggio di scendere in piazza si sono schierati, io vi ringrazio, perché schierarsi in questo paese profondamente democristiano non è facile. Scusate, chi è per favore? La prima volta che partecipa a un evento del 5 Stelle in piazza, sulle mani per favore. Tanti, dove eravate? Dove eravate? Del Foggia? Io stavo sempre in piazza. Che vi ha spinto? Scusa, che vi ha spinto oggi a venire in piazza? La voglia di cambiare. Andiamo, fammi sentare da chi no, dove è Stornarella? Non è venuto mai nessuno. Dov'è Stornarella? Vabbè ragazzi, 8300 bombe, non per lo Stornarella, non lo Stornarella. La Rosa Barone ci viene Stornarella, spalga una foto. Dove sta? Scusate, io non la conosco. Ma quanto? 16 km. Vabbè scusate, però io mi sto a fare tutto il giro, ma quelli di Stornarella possono fare 16 km qua. Tu l'hai fatto, fai tu. Ci toccano a tutti quelli di Stornarella stasera. Ci siete? Ognuno può diventare. Ma tutta Stornarella stasera. C'è sta nessuno a Stornarella adesso. Vabbè, ma il voto ognuno c'ha il suo. Ora, schieriamoci, è bello, chi si schiera fa fatica in questo paese. Se vi schierate arriveranno pure invidie, cattiverie, malelingue. Vi diranno, ma perché ti schieri? Cosa vuoi in cambio? Tu a spiegare nulla, voglio soltanto un paese un po' più giusto, un paese normale in cui siano i giovani a lavorare e i nonni facciano i nonni, mentre qua succede il contrario, i nonni fanno più nonni e lavorano e i giovani scappano, prima al nord, poi ci sta più lavoro al nord, se ne vanno all'estero magari pure a lavorare in qualche consente, in Albania, oh! E poi le fabbriche, le imprese, si sono presi quattro di nostri, io stavo in fabbriche che stanno chiudendo al nord, operai, dovete vedere il licenziamento che cos'è, dopo tanti anni, non è soltanto un dramma economico, è sociale, persone magari con la famiglia sono costrette a chiamare i genitori e ridere, papà, mamma, devo ritornare da voi, sapete che significa? Ti senti quasi un fallito dicendo ma come devo ritornare a casa dei miei e magari chiedere i soldi, 150 euro mi servivano per affrontare... Facciamo la vecchiaia con dignità e magari tuo figlio che stava affrontando gli anni universitari deve pure uscire dall'università per iniziare a portare qualche pizza, qualche lavoretto per portare qualcosa a casa
e la madre inizia a dire qua facciamo un po' di economia, cambiamo addirittura la dieta alimentare della famiglia, certi prodotti ce li possiamo permettere una volta a settimana, 3-4 giorni in ufficio, non succede questo. E magari il padre si sente impallito e si chiude in solitudine e pensa è colpa mia, è colpa mia, è colpa mia, invece non è colpa sua, è colpa di questo sistema ingiusto, l'unica colpa che ci abbiamo noi è che gli abbiamo permesso l'avanzata a questo sistema ingiusto, e magari c'ha 50 euro e scende sotto casa e se li va a giocare a una slot machine sperando in una vincita, sperando di poter tornare quel giorno a casa e dire alla moglie oggi possiamo pagare le bollette in tempo. Ma questa è vita, questa non è vita, e ribellarsi democraticamente è un dovere. E io sto dicendo non votare 5 Stelle, ma ribelliamoci insieme, perché insieme valiamo tanto. Bisogna però soltanto schierarsi e pretendere un paese normale, in cui le banche facciano le banche, in cui i corrotti vadano in galera, in cui i politici che non fanno il loro dovere tornano a casa. Invece qua abbiamo Napolitano che è entrato nel 53 in Parlamento, 65 anni fa, e Franceschini, e Nina Finocchiaro e tanti altri. Basta! E questo che so 25 anni l'hanno ridotto dal cielo, quando alla naftalina hanno messo uno studio tedesco, non sapeva dove stava, firmavo qua la stessa schiena, ma che sto firmando? Pensavano una cambiale a cose nostre, invece era quel conto. Cioè, oh! Questo che si sbaglia con le cifre! Ma vogliamo dire al paese sta gente qua! Si sbaglia con le cifre, si confonde! No, è pensione a 1.000 lire per tutti, li parla delle lire, l'hanno scongelato, ricongelassero, non sa dove sta, gli scrivono i comunicati, gli registrano i messaggi, gli mandano in diretta, no perché è complicato, gli fanno andare sui DG, se sbaglia, se intruglia, dopo i fogli non si sa mai che cazzo c'è sta scritto, e poi fogli, vogliamo ridargli il paese a sta gente qua. E Salvini, oh, qua viene Salvini, si è rifatto la virginità, ha chiesto scusa sui terroni. Ma il problema mica è quello, poi uno deve coltivare la memoria, il problema è che Salvini è entrato in politica l'anno prima di Berlusconi, la prima volta che si è fatto eleggere come consigliere comunale di Milano era il 93, io stavo al liceo, questa è tutta la vita che campano i politici, oggi dicono che vogliono fare quello che non sono riusciti a fare in precedenza, basta! Non era realtà nulla. Ho letto pure quella roba lì, sì, non ho risposte su tutto, voglio capire bene, però è evidente che i consumi stiano costando sempre di più, no? Su questa roba ci informiamo meglio, ti do il numero di cellulare di Di Maio, lo chiami direttamente, okay. Ce l'ho, insegnate, diamoci una possibilità come cittadinanza attiva soprattutto. Non dimenticate però una cosa, che anche quando dovessimo andare noi al governo, lasciati soli, non ce la faremo. Ma non li dovete leggere queste cose. Allora, attenzione, a parte il fatto che questo è ovvio, insomma ormai l'abbiamo capito tutti, mica siamo deficienti su questa storia, la legge elettorale è stata fatta esclusivamente per non far vincere nessuno, cioè per far vincere tutti tranne il Movimento 5 Stelle, perché tutti si mettono insieme, no? Questo penso che sia chiaro a tutti, e vedrete che qualora non ce lo dovesse fare il 5 Stelle, il prossimo governo ci sarà, parte di Liberi Uguali da lei è già pronto, figuratevi, vedrò già hanno scongelato per lì il PD, Forza Italia, eppure parte della Lega Maroniana che è già d'accordo con Renzi e Berlusconi, è così, perché litigano come diceva ragazzo, si dividono sul dramma dell'immigrazione, più accoglienza e meno accoglienza, ma sull'immigrazione più o meno partiti o comunque politici riconducci ci hanno mangiato tutti e ci hanno preso i lotti tutti. Perché Puzzi che finanziava il PD diceva ci saranno più quattrini sull'immigrazione che con la droga, e altre cooperative magari legate alla CN, eccetera, eccetera, nel mondo della destra controllano certi centri appunto per l'immigrazione. Noi non avendo nessun legame, conflitti di interessi con chi ci fa business sull'immigrazione, proponiamo una cosa semplice. Da un lato intervenire, poco a poco, non è semplice, sulle cause, perché non si possono continuare a risolvere i problemi internazionali con le bombe, come è stato fatto nella Libia di Gheddafi. Poi semplice, coloro che hanno diritto ad essere accolti devono essere accolti e suddivisi per quote tra tutti i paesi europei. E noi abbiamo già fatto passare una mozione, serve un governo con gli attributi capaci di farsi rispettare l'Europa.
coloro che non hanno diritto devono essere rimpatriati, ma non per razzismo destra e sinistra, per un discorso di legalità, così abbiamo in tutti i paesi. Questa tematica l'hanno ideologizzata perché rappresenta per loro l'unica occasione per dividersi, per dire io sono di destra o sono di sinistra, perché altrimenti qual è la differenza? Che gli ospedali li vogliono privatizzare tutti, la sanità la vogliono privatizzare, i diritti li vogliono privatizzare, le banche non le vogliono controllare, i vitalizi se li beccano, i costi della politica se li tengono stretti, i condannati, gli inquisiti, i plurimputati li cambiano tutti da destra a sinistra. Qual è la differenza tra destra e sinistra? Devono trovare, non ancora, l'unico argomento per poter marcare una minima differenza. Questa è la verità, e gli serve, hanno trovato tutto questo sull'immigrazione, e noi ci caschiamo magari dietro questa roba qua, dietro questa pantomima ci caschiamo pure noi. Dipende soltanto da me. Io ci credo molto, non so se, se riusciremo o meno ad arrivarci, com'è. Non lo so, perché vedo il sistema mediatico molto organizzato, però mi ricordo pure che era organizzato durante il referendum costituzionale, con i treni regionali e un motorino gli abbiamo fatto un culo così. Però dipende da noi, ognuno ha l'obbligo, non più. Non è che io vi sto a chiedere un favore, io mi sto spendendo questo paese. Ognuno di noi è obbligato a diventare uno strumento di controinformazione, a dedicarsi alla politica, a professare legalità, a tentare di insegnare al proprio figlio ad essere bravo, non furbo. E ad alzare la testa. Perché, ripeto, è sventurato un paese che si accontenta, che potrebbe avere tutto e si accontenta di bonus e mancette, quando uniti come popolo sovrano saremo capaci a testa alta di ottenere e rivendicare diritti. Grazie Cerignola, io ce la metterò qui. Grazie di cuore. Ale, facciamo una foto con la tua. Facciamo una foto con il mio dietro, con le braccia alzate. La mettiamo ad Arcore per liberare la moglie. Bene, non me ne andate. Ci siamo? Ci siamo. Solo io? No. Sì, sì, solo io. Solo io, perché? Tu, guarda, mi pare che c'è già abbastanza. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Candidati. Pronti, con candidati, pronti? Ci sei? Ci sei? Vai, 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 vai. Aspetta, che fa tutti. Hanno paura che io mi muovo per i miei diritti. Invece tu lo devi fare. Qualsiasi cosa io ci sto. Facciamo la foto. Ale, girati che ti faccio una foto. 5 Stelle Lega, premio. Girati Alessandro. Alessandro! 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 Vieni qua!